40 anni dalla strage alla stazione di Bologna, il presidente della Repubblica Mattarella ha deposto una corona nell'atrio della stazione di Bologna, dove il 2 agosto 1980 esplose una bomba. Dopo Pertini, il primo capo dello Stato presente alle commemorazioni, durante la messa celebrata nella cattedrale di San Pietro, a cui il capo dello Stato ha partecipato, il cardinale Matteo Zuppi ha lanciato un appello. Chiediamo ancora che chissà qualcosa trovi il modo per comunicare tutto ciò che può aiutare alla verità. Anche Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione Vittime, legge un breve discorso dove ricorda gli impegni nella desecretazione degli atti utili ad arrivare alla responsabilità dei sumandanti dell'attentato. Mattarella replica: ho solo poche parole da pronunciare, dolore, ricordo e verità. La presenza qui ha un significato, la partecipazione al dolore che rimane, la solidarietà della Repubblica per questo dolore, il dovere del ricordo e della memoria perché non si smarrisca mai la consapevolezza di quanto avvenuto. Il capo dello Stato ha parlato dell'importanza di ribadire la sollecitazione a sviluppare ogni impegno per la verità. Mattarella ha sottolineato l'importanza del ricordo.